Eccoci qua ragazzi, finalmente dopo tantissimi mesi sto riuscendo a registrare un qualcosa per portare nel canale. E ragazzi, oggi come potete vedere sono in partenza e vi porterò con me, saremo solo io e la mia telecamera perché non è potuta venire la mia ragazza per registrarmi e in questo viaggio dove andrò a conoscere finalmente il mio coach. Sono riuscito ragazzi a portarvi dei contenuti perché tra il lavoro e la mia preparazione che attualmente ho 5 allenamenti a settimana, è impossibile registrare tutto. Poi quando sono ad allenarmi, mi concentro ad allenarmi e a meno che non trovo qualche persona che mi dia mano alle registrazioni, se no è impossibile. Però ragazzi, oggi finalmente vi porterò questo video, dove vi porterò con me in questo viaggio e quando avrò la possibilità registrerò qualche cosa e anche ovviamente spero l'allenamento di domani con il mio coach. Come potete vedere, anche se sto un giorno e mezzo circa fuori, mi sono preparato tutti i miei spuntini e pasti da portare, compreso tutta la mia integrazione, tutta selezionata, perché ragazzi, l'organizzazione è una formula vincente. Detto ciò, ragazzi, se ancora non l'avete fatto, vi invito a iscrivervi al canale attivando la campanella, così tutti gli altri video vi arriverà la notifica. Inoltre, ragazzi, se ancora non mi seguite su Instagram, vi lascio il mio Instagram. Seguitemi anche lì, che lì sono tutti i giorni attivo. Detto ciò, ragazzi, prendo e parto. Ci vediamo man mano durante questo percorso. Allora, impostiamo il navigatore e poi si parte. E avvia. 4 ore e 22 minuti sono arrivati. Raga, ovviamente ora tolgo di mezzo la macchina fotografica perché è anche pericoloso e non va bene mentre si guida. E poi ci vediamo tra un paio d'ore perché dovrò fare il mio spuntino e quindi vi terrò aggiornati. A dopo. Eccomi qua, ragazzi. Appena fatto 250 km, avevo necessità, uno, di fare il mio pasto e due, di andare a prendere un caffèuccio perché. E nel frattempo ho preso anche un gratta e vinci, non si sa mai se si prende una botta di culo. Eccolo qua, dopo lo gratto appena arrivo in hotel, dove farò sapere. E niente, ora mi faccio il mio pasto e poi riparto e vado diretto. Poi appena arriverò in hotel vi farò anche vedere tutta la struttura e tutto. Ci vediamo dopo. Let's go. Ed eccomi qua arrivato finalmente. Ci è voluto intorno alle 5 ore per arrivare, però un posticino veramente, ma veramente bellino. Qui abbiamo anche un vicino, eccolo qua, piccolissimo. E siamo in mezzo alla natura praticamente. Ora vi farò vedere anche un po' il posticino. Allora, praticamente questo è il B&B, questa mega colonica, insieme a quell'altro. Laggiù c'è l'ingresso. Non so se si vede da qua, faccio vedere l'ingresso, ancora giù, e poi siamo qui praticamente nel mezzo alle montagne, posticino veramente veramente caruccio, è molto fresco anche, cioè abbiamo la bellezza di 20 gradi, top, qui abbiamo proprio le montagne, tutto circondato di montagne, mentre in quelle montagne lassù ci vanno a sciare addirittura. Quindi si sta veramente freschi. Ora tra un po' salirò su in camera, vi farò vedere anche la camera, che poi devo fare anche la mia cena. E quindi ci vediamo tra poco. Eccomi qua, raga, salito in stanza. Adesso vi faccio vedere la stanza. Allora, qua abbiamo subito un bagno con la doccia. E dopodiché qua abbiamo una camera matrimoniale. Qui è tutto concentrato, poi sotto c'è la saletta per fare la colazione e poi abbiamo tutto il fuori che già vi ho fatto vedere. Non so se ve l'ho già detto, mi trovo a Clusone, dopo Bergamo, e il bed and breakfast si chiama Bel Durmi. Poi vi lascerò qualche indicazione giù in descrizione. Adesso mi vado a godere il mio pasto all'aperto e casomai ci vediamo più tardi, prima che vada a dormire, anche perché devo fare sempre un altro pasto. Buongiornissimo a tutti. Ieri purtroppo non ce l'ho fatta registrare più niente. Mi sono fatto una bella doccia, tutti i miei pasti e sono andato a letto.
Oggi, come da routine, mi farò i miei addominali a stomaco vuoto, dopodiché scenderò giù a fare colazione, che qua la fanno dalle 8 alle 9 e mezzo. Quindi mi dovrò anche sbrigare perché con il coach ho fissato alle 10 in palestra. Però la palestra da qua dista circa 2 km, 3 km, 4 minuti di macchina, quindi top. Ci vediamo dopo, ve lo presenterò e spero di registrare il video di allenamento insieme a lui. Mi sbrigo perché se no faccio tardi. A dopo. 7 stamattina, settimana scorsa 87,3. Oggi 87. Scorsa settimana 87,1. Singoletti. Sì, teniamo ancora così da... Anche se io un periodo di pulizia lo rifarei ancora, ma ho fatto un po'... Ma proprio per andare a spinare il più possibile la pelle. Che il muscolo alla fine adesso c'è, cioè, i quadricipiti sono a 90 proprio anche da dire.
terzo e sesto sono stretch. Bravo, bravo. Ok, ora su proprio insieme, dai ancora meno, 5 secondi, vai. Ok, vai, cambio. Questa è la condizione, manca solo
l'ultima serie di petto e già sono KO. Però ragazzi, allenarsi con lui, cioè, non ha prezzo, ragazzi, tanta roba, e ne è valsa veramente la pena. Ci aggiorniamo più tardi, tra un po' passerò alle spalle, anche lì aiuto. Like.
bellissimo, andando nello spettacolo. Praticamente questa palestra è nel mezzo alla natura, nel mezzo alle montagne. Cioè, top. Una bellezza, guardate qua. Eccomi qua ragazzi, dopo la bellezza di quasi 2 ore di allenamento intenso, poi abbiamo visto insieme al coach tutti degli esercizi per fare le soluzioni corrette. Adesso si va in doccia, che anche se fatta una certa ora, e poi ci aggiorniamo più tardi. Eccomi qua ragazzi, appena uscito dalla palestra, allora mi sono divertito tantissimo. È stato un allenamento ragazzi devastante, ma veramente veramente devastante, però top, proprio top. Finalmente ho conosciuto il coach, sono stati questi un giorno e mezzo diciamo favolosi. Ieri total relax in hotel e oggi a spingere come un matto. Good, good, good. E adesso ragazzi mi ritocca rifare la strada di ritorno, quindi mi aspetta la bellezza di altre 4 ore e 20 e niente, non so, penso di fare la chiusura quando arriverò a casa o al massimo domani. Ragazzi, ci ho ripensato, è meglio che faccio adesso la chiusura, che poi non so come arrivo e a che ora arrivo. Sicuramente stanco arriverò. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo presto su un altro video. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, mi raccomando. Vi ricordo di seguirmi su Instagram se ancora tu non l'hai fatto e di iscriverti al canale attivando la campanella, così il prossimo video ti arriva la notifica. Ci vediamo a presto.